In numerosi luoghi dei quaderni dal carcere, Antonio Gramsci parla della scienza e del metodo scientifico. In questo video, voglio proporre un brano tratto dal quaderno 11 che ritengo, piuttosto significativo alla luce di quanto le presenti circostanze e gli avvenimenti trascorsi da poco ci hanno mostrato riguardo a quel che il senso comune, aiutato in ciò dai mezzi di comunicazione di massa, ritiene che sia la scienza. Ebbene, Gramsci distingue una superstizione scientifica dalla scienza propriamente detta, che pochi intendono e che la cui opera di divulgazione andrebbe affidata a persone serie, a scienziati seri e a persone che in qualche modo sanno ciò di cui parlano. In realtà, noi abbiamo assistito negli ultimi tempi ad un uso ideologico della scienza, cioè un uso che in un certo senso ha fatto della scienza un instrumentum regni, cioè l'ha piegata agli interessi della politica, rafforzando, diciamo così, quel pregiudizio del senso comune, cioè della maggior parte delle persone, che non sapendo che cosa sia veramente la scienza, credono tuttavia che essa dica la verità intorno al mondo e intorno alla realtà in generale, e che il sapere scientifico sia un sapere indiscutibile sul quale non è lecito dubitare. Ma passiamo senz'altro alla lettura di questo brano di Antonio Gramsci, che non ha bisogno di ulteriori commenti. Da notare, scrive Gramsci, che accanto alla più superficiale infatuazione per le scienze, esiste in realtà la più grande ignoranza dei fatti e dei metodi scientifici, cose molto difficili e che sempre più diventano difficili per il progressivo specializzarsi di nuovi rami di ricerca. La superstizione scientifica, ecco l'espressione su cui occorre concentrare la nostra attenzione, ricordiamo tutti il motto che ci ha assillato per parecchi mesi, lo dice la scienza, e dunque, poiché lo dice la scienza, ciò che la scienza o ciò che si presume sia scienza è indubitabilmente vero. Ecco, questo motto che noi abbiamo sentito in continuazione è proprio è da connettersi a quella che qui Gramsci chiama superstizione scientifica e che dunque poco ha a che fare con la scienza così come essa è praticata dagli scienziati seri e che comporta sempre l'uso del dubbio, l'attenzione rigorosa ai dati sperimentali e soprattutto un atteggiamento critico nei confronti dei risultati delle proprie ricerche che lo scienziato autentico deve sempre considerare come provvisori e che si deve sforzare continuamente e per i quali deve sforzarsi continuamente di mettere in luce, diciamo così, i punti deboli, cioè deve mettere alla prova i propri risultati senza presumere che essi siano definitivi. Dunque, dice Gramsci, la superstizione scientifica può
porta con sé illusioni così ridicole e concezioni così infantili che la stessa superstizione religiosa ne viene nobilitata. Il progresso scientifico ha fatto nascere la credenza e l'aspettazione di un nuovo tipo di messia, che realizzerà in questa terra il paese di Cuccagna. Le forze della natura, senza nessun intervento della fatica umana, ma per opera di meccanismi sempre più perfezionati, daranno alla società in abbondanza tutto il necessario per soddisfare i suoi bisogni e vivere agiatamente. Contro questa infatuazione, i cui pericoli sono evidenti, la superstiziosa fede astratta nella forza taumaturgica dell'uomo paradossalmente porta ad isteridire le basi stesse di questa stessa forza e a distruggere ogni amore al lavoro concreto e necessario per fantasticare come se si fosse fumato una nuova specie di oppio. Dunque, contro queste infatuazioni, i cui pericoli sono evidenti, bisogna combattere con vari mezzi, dei quali il più importante dovrebbe essere una migliore conoscenza delle nozioni scientifiche essenziali, divulgando la scienza per opera di scienziati e di studiosi seri. E si faccia attenzione a quanto segue, e non più di giornalisti onnisapienti e di autodidatti presuntuosi. In realtà, poiché si aspetta troppo dalla scienza, la si concepisce come una superiore stregoneria e perciò non si riesce a valutare realisticamente ciò che di concreto la scienza offre.